animali, da quanto tempo? Allora, vi faccio vedere la colazione che ho preparato. Sono albumi d'uovo, pezzi di noci, peperoni e yogurt greco. A proposito, ieri un mio cliente mi fa: Oliver, come faccio a mangiare le uova quasi tutti i giorni che il gusto fa schifo, è troppo blando? Quindi il mio segreto è la salsa di barbecue, e la potete mettere praticamente su qualsiasi cosa, pollo, carne, pesce, non solo sulle uova. Comunque, se la mettete non sentirete più il gusto, è buonissima e vi verrà voglia di mangiarlo sia a colazione, pranzo e cena. Quindi guardate qui, mettiamola su un filo, basta, e voilà, il gioco è fatto, diventa buonissimo. Allora, come avevo già accennato in altre occasioni, quest'ultima settimana non sono riuscito a fare dei video perché ero molto impegnato col trasloco, quindi mi sono spostato in questa nuova casa. Lo spostamento è stato abbastanza particolare, per il semplice motivo che ho dovuto fare due traslochi in uno, e vi spiego subito il perché. Vedete, la sede di una delle mie ditte coincide con la residenza, quindi l'indirizzo d'abitazione, perché lavoro da casa, non ho un ufficio, non ne ho bisogno, quindi entrambe coincidono. Quindi ovviamente, spostando la mia residenza, ho dovuto anche spostare la sede della mia attività. E qui in California le cose sono un po' particolari, perché la California è considerato uno stato fra virgolette indipendente, ovvero al suo sistema fiscale, le sue regole, però anche Los Angeles è considerato un po' uno stato indipendente, indifferentemente da tutti gli altri comuni e città, le sue regole, al suo sistema fiscale. Quindi c'era un grosso via vai dal commercialista, tanti documenti da cambiare, quindi abbastanza un casino. Ho dovuto prendermi cura di entrambe le cose, sia della mia residenza ma anche della mia attività. Comunque, per fortuna il peggio è passato, ormai alle spalle. Mi manca ancora qualche arredamento, qualche mobile. Oggi forse mi metto a attaccare i quadri che vedete qui dietro. Ad ogni modo, non vi do un tour della casa perché non è il mio stile, ma tanto la vedrete in sottofondo nei prossimi video, no? A few moments later.
One eternity later. Allora animali, il punto della situazione è questo, che fino a qualche giorno fa la mia fase di massa stava procedendo bene. Ovviamente con i casini che ho avuto non sono riuscito a stare tanto dietro ai pasti, alla dieta, agli allenamenti, e quindi penso che abbia un po' compromesso e penalizzato il mio progresso. Comunque non è un problema, perché a partire da questa settimana ritorno al mio regime, ritorno in carreggiata, quindi vediamo un attimo di riprendere il progresso che è stato un po' interrotto. Comunque molti di voi mi avete chiesto: ma siccome stai facendo massa, non avrebbe più senso fare massa, aumentare la massa muscolare e allo stesso tempo bruciare grasso, quindi fare ricomposizione? E per un natural sì, sarebbe la cosa migliore. Il punto è che non tutti possono farlo. È possibile, però dipende. E dovete capire una cosa, che il fatto che noi stiamo facendo massa oppure definizione è soggettivo, dipende dall'arco di tempo preso in considerazione. Per esempio, se prendiamo in considerazione questa settimana, il mio fabbisogno calorico ad esempio è, supponiamo, 2500, ok? Lunedì mangio 3200 calorie, martedì 3000, mercoledì 2400, giovedì 2009 e così via. E la media di questi 7 giorni sono 2900 calorie, ovviamente sono in ipercalorica. Quindi vuol dire che sto facendo massa, entro questa settimana ho fatto massa. Però se prendiamo in considerazione ad esempio 24 ore, una giornata sola, la cosa cambia, perché non sono costantemente in massa, giusto? Non sono costantemente in ipercalorica. Ad esempio, se attualmente mangiassi un pasto, sarei in uno stato anabolico, sarei in uno stato ipercalorico. Però fra 2 ore, a digiuno, a stomaco vuoto, ovviamente sarai in uno stato catabolico, sarai in uno stato di ipocalorica. Quindi vi è un alternarsi di questi due processi metabolici che avvengono continuamente, ok? E noi possiamo anche star lì a calcolare l'FGG, TDE, comunque qualsiasi formula e calcolatore lì fuori non è accurato, dà solamente una stima di ciò che potrebbe essere appunto il vostro fabbisogno calorico giornaliero, perché non possono tenere in considerazione tutti questi fattori, ce ne sono veramente tanti. Ad esempio, ad un certo momento i nostri livelli di cortisolo, quindi il nostro stress, può essere più alto rispetto ad altri momenti, quindi saremo più stressati, magari saremo più attivi, il nostro battito cardiaco è più elevato in certi momenti piuttosto che altri. Quindi tutte queste formule non possono tenere in considerazione questi fattori. Quindi quando si vuol fare ricomposizione bisogna stare molto vicini al proprio fabbisogno calorico giornaliero, bisogna ballare fra uno stato di ipocalorica e ipercalorica, e ovviamente non avendo la possibilità di conoscere esattamente e azzeccare esattamente il proprio FCG, non è possibile fare una simile trasformazione in modo molto semplice, è molto difficile, ok? Quindi quando noi calcoliamo il proprio FCG è una stima, ed è molto difficile raggiungere e azzeccare esattamente, quindi mangiare esattamente tot calorie che il nostro corpo ha bisogno in quella giornata. Oltre a questo ci sono moltissimi altri fattori, e negli anni ho visto che solamente le persone che hanno una genetica, una struttura più tendente verso l'ectomorfo e hanno meno di un anno d'esperienza, magari vengono da un periodo in cui sono stati malnutriti o sottonutriti, quindi hanno generalmente la sensibilità insulinica elevata, allora in quei casi è possibile fare ricomposizione. Però già se prendiamo per esempio una persona che è endomorfa, che già ha la sensibilità insulinica abbastanza bassa per genetica, in più ha 4-5 anni di esperienza in palestra, quindi il suo corpo non reagisce più agli stimoli, così come una persona abbastanza fresca che ha meno di un anno di esperienza in palestra, ovviamente per quella persona è impossibile, o per lo più molto ma molto difficile, fare una fase di ricomposizione. Quindi dovete valutare un attimo la vostra situazione, la vostra genetica, il vostro metabolismo. Ad esempio io in passato, cos'era, 2 o 3 anni fa, avevo fatto una videoserie di ricomposizione dove effettivamente avevo messo, non mi ricordo, 2 o 3 kg di massa,
però ero riuscito allo stesso tempo a mantenere la mia body fat uguale. Questo perché avevo dalla mia parte anche la memoria muscolare. Ero praticamente un anno fermo per infortunio, un anno completo, avevo perso 7 kg di massa muscolare in quell'anno, quindi come potete ben capire il mio corpo era molto fresco. 7 anni, un anno che non mi allenavo, il mio corpo era molto fresco, in più la memoria muscolare era dalla mia parte, alta sensibilità insulinica. Allora lì è stata un'occasione per fare quella videoserie di ricomposizione, ma se non fosse stato per quell'occasione, ovvero quella situazione in particolare, non ci avrei mai provato a fare una trasformazione di ricomposizione, così come non ci provo ora, come non ci ho provato prima del mio infortunio, semplicemente perché non ci sono i presupposti, non ci sono le condizioni giuste e adatte per effettuare tale trasformazione di ricomposizione. Quindi richiede veramente tanto, il corpo deve trovarsi in una situazione favorevole per effettuare un progresso simile. Quindi anche se lo facessi ora con dieta perfetta, allenamenti perfetti, molto probabilmente non ci riuscirei perché appunto non ci sono i presupposti per farlo. Però se avete meno di un anno di esperienza in palestra e siete tendenti all'ectomorfo oppure perlomeno al mesomorfo, potete provarci. Però anche lì il punto è questo, che se avete meno di un anno di esperienza in palestra, non avete la cultura e l'esperienza adatta per gestire una fase simile, perché è molto complicata sia dal punto di vista alimentare che dell'esercizio fisico. Però attenzione, vi posso dire quello che io ho fatto, soprattutto dal punto di vista alimentare. Ora, se mi ricordo bene, ero all'incirca 200-250 calorie al di sopra del mio FCG e una volta alla settimana digiunavo. Quindi un giorno intero per 24 ore facevo digiuno completo, solamente bevevo acqua, e questo perché fare un digiuno di 24 ore è dimostrato scientificamente di migliorare la sensibilità insulinica. Ora, quando si tratta di fare ricomposizione, quindi di aumentare la massa muscolare pura e bruciare grasso, la sensibilità insulinica è praticamente l'80% della battaglia. È molto importante, estremamente importante, perché è ciò che governa come vengono utilizzati i nutrienti, se vengono utilizzati per nutrire le cellule muscolari piuttosto che le cellule d'adipe. Quindi molto importante, tenete in considerazione questo se volete provare a richiede veramente tanto tempo, tanto sforzo e non è garantito che sia un successo. La cosa migliore secondo me è di fare massa pulita, come sto facendo ora, senza mangiare troppo in eccesso, porcherie, aumentare troppo la propria body fat, perché poi quando si fa definizione si va a perdere gran parte del progresso che si è fatto, soprattutto in termini di massa muscolare, quindi si perde tanta massa magra. Quindi la miglior cosa da fare è di fare massa pulita e poi fare definizione in modo controllato. Poi, riguardo alla suddivisione dei macronutrienti, ho avuto successo con una media quantità di carboidrati attorno al 35%, alte quantità di proteine attorno al 35-40% e 20-25% delle calorie derivanti dai grassi. Quindi questo è ciò che aveva funzionato per me. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione e ricordatevi che ora riprendiamo e andiamo avanti con Road 100.000 iscritti. Mi raccomando ragazzi, hanno provato a fermarci, ma noi non ci fermiamo al primo ostacolo, noi siamo più forti, noi andiamo avanti. Quindi spaccate il pulsante like, iscrivetevi, accendete le notifiche perché voglio vedere il contatore esplodere. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti entro fine anno e voi mi aiuterete a farlo. Vi ringrazio ragazzi, ringrazio a tutti coloro che mi vogliono bene, io vi voglio bene. Ciao!